Siamo a Camarana. Quello che salta subito agli occhi è la sporcizia sul ciglio della strada, proprio sul lungomare. Ci sono scatole di patatine di una nota marca, bottiglie di plastica, di vario genere, di acqua, ma anche di succhi di frutta, fazzoletti. Insomma, la sporcizia c'è, anche qualche sacchettino buttato direttamente sulla spiaggia. Io ho 18 anni che mi metto qua. Come trova quest'anno la spiaggia? Sembra buona, ma è un pochettino sporca quella che c'è stata, guarda lì. Un mare piatto e limpidissimo, sabbia fine per una spiaggia immensa e splendida, un colpo d'occhio che però non fa il paio con i numerosi rifiuti che si incontrano tra le conchiglie della riviera Cammarana, la prima spiaggia di scoglitti che il visitatore incontra provenendo da Camarina. Come quest'anno la spiaggia? Ma ancora, vuol dire di pulizia? Come la trova? Ancora lascia desiderare, anche perché i bagnanti arriveranno fra poco. Cominciano ad arrivare già intanto i primi turisti e i giudizi sono concordi. Spiaggia splendida, peccato però per la pulizia. Non potevo venire in Sicilia e non venire al mare, almeno il mare devo vederlo, ho detto. È la prima volta che viene qua? No, io adesso erano 8 anni che non venivo qua. Come ha trovato la spiaggia a distanza di 8 anni? Come 8 anni fa. Cioè, stessi problemi e stessa bellezza. Qui è un paradiso, ma non è curato, non è curato. La prima volta che vieni qua a Scoglitti? No, altre volte. Com'è quest'anno la spiaggia? C'è differenza oppure sempre uguale? No, vabbè, come le altre volte, da quando che sono piccola che vengo, quindi più o meno la stessa. Da dove viene? Di Como. La prima volta qua in... Sì, la prima volta. Qua a Scoglitti, com'è la situazione? Come l'ha trovata? Allora, mi aspettavo la spiaggia molto più pulita, il mare vabbè è bellissimo, mi sono trovata benissimo, ci ritornerei. Solo un po' più di pulizia forse? Sì, sulle spiagge sì, perché la gente, c'è un bidone, potrebbero usufruirne. Non solo rifiuti, comunque, i turisti lamentano anche l'esiguità dei servizi a partire dai collegamenti con l'aeroporto di Catania. Una cosa che manca, che abbiamo notato, vabbè, è il servizio dei pullman che arrivano a Vittoria e da Vittoria ci sono pochi pullman che vanno all'aeroporto, uno ogni 2 o 3 ore. E questo oggi non ci consente di poter passare una giornata al pomeriggio al mare. Noi abbiamo l'aereo questa sera alle 8 e dobbiamo partire alla 1.